percentuali più alte. Per ora, nelle Marche, gli studenti delle superiori rimarranno in didattica a distanza fino a fine mese, ma in vista del rientro in classe sono pronti, a seconda degli scenari, diversi piani per il potenziamento delle corse e dei trasporti pubblici. Vediamo la situazione ad Ancona con Maria Chiara Perri. Quando si parla di rientro a scuola, si parla inevitabilmente di trasporti pubblici. In vista del ritorno in classe degli studenti delle superiori dopo le vacanze di Natale, si sono susseguiti tavoli convocati dalla prefettura di Ancona con la giunta comunale, operatori della sicurezza e dei trasporti pubblici per definire un piano che garantisse anche negli orari di punta il rispetto del riempimento degli autobus al 50%. Poi la Regione ha deciso di posticipare l'avvio delle lezioni in presenza fino a fine gennaio, ma intanto sono stati predisposti piani di potenziamento della flotta dei mezzi per i diversi scenari previsti dal Governo. Noi abbiamo il piano dove è previsto ingresso unico con didattica a distanza al 50% e quindi noi riusciamo a farlo con i nostri mezzi, mentre il secondo piano è con la didattica a distanza al 25%, quindi 75% in aula, dove noi abbiamo necessità di incrementare i nostri mezzi e dove riusciamo a fare anche il doppio turno, perché arriveranno a scuola alle 8 o alle 10 e in quel caso abbiamo bisogno dei mezzi degli autobus dei privati che integreranno i nostri. Disposto anche un progetto di sorveglianza per evitare assembramenti alle fermate, che oltre alla Polizia Municipale vedrà il coinvolgimento nei controlli di volontari e vigili del fuoco in pensione. Il distanziamento sarà fatto rispettare anche all'interno degli autobus. Da settembre che abbiamo messo le figure degli steward, per cui continuiamo visto che è una misura che ha funzionato molto bene.